Venerdì 16 giugno, sono le 7:15, puntuali come al solito su Uslow Web Radio. Stiamo per partire con Svegliati Avvocatura. Hai qualcosa da dire? Contattaci 331-309-7852. Le 7:16, buongiorno a tutti cari colleghi e amici, che vi parla Pino Gallo. Siamo finalmente al venerdì, il fine settimana alle porte, con la puntata odierna di Sveglia di Avvocatura. Io intanto ringrazio la nostra regia con Adelperio, De Negri di San Pietro e soprattutto Pierluigi Serra, che è in conduzione qui con me. Ciao Pino, buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, buon venerdì. Che prelude un bellissimo fine settimana di sole, caldo e mare. Buongiorno a tutti. E dunque, oggi abbiamo anche oggi una puntata densa di argomenti importanti, molto molto attuali. Si parla di un pignoramento di un aereo, lo ha fatto il nostro appunto Pierluigi con l'avvocato Alessandro Lazzari del Foro di non Torino. Non il pignoramento, non ho fatto io. Pignoramento ovviamente non l'hai fatto tu, sennò tutta la radio ci sarebbe salita su quell'aereo. E invece poi proseguiremo con un'altra intervista, quella realizzata sempre da Pierluigi Serra con Alfredo Serra, sul protocollo fra AIGA Nazionale e l'ente nazionale per il microcredito. E invece per la pagina delle pillole, Piggio, parliamo di energie rinnovabili con Arturo Corbella, strumenti di trading online ed energie rinnovabili. Vedremo che cosa c'è in Europa proprio all'indomani della decisione di Trump di arretrare sulle energie rinnovabili. Poi la rubrica Radio Corso Atti e Pareri con il simpaticissimo Vincenzo Greco, che con Svegliati Avvocatura fa dei do di petto. La questione giuridica ci dà un esempio di come individuarla ed enuclearla nel parere. Infine, Caffè 2.0, Valentino Spataro, anche lui simpaticissimo. In Cina c'è un'ultima frontiera all'arrembaggio dei domini e lui ci spiegherà che cos'è. Quindi Piggio, questa sì è la scaletta, però poi esatto. È il venerdì, come ogni venerdì che si comanda su Uslow Web Radio e in Sveglia di Avvocatura abbiamo due amiche oggi. C'è lo spazio dedicato a Stupidarium Iuris con Venera Miciche e Lucia Scala, sempre ammesso che riescano a svegliarsi o che si riesca a buttarle giù dal letto a quest'ora, è vero Piggio? Ma sicuramente sì, però io gli ho dette le cose, devono esserci. E allora noi restituiamo la regia alla regia, alla linea per pochissimi istanti e poi ritorniamo di nuovo qui. Siamo in diretta sulla radio dell'avvocatura. Ascoltaci quando vuoi e dove vuoi. www.webradiouslow.it. Uslow Web Radio presenta Aspetti giuridici delle web radio. La radio si evolve e transita dalle frequenze al web. Aspetti giuridici delle web radio è il primo manuale sulle web radio, scritto da Valentina Carollo, edizioni Uslow Web Radio. Acquista l'ebook a soli €4,99. Cercalo su Amazon o su qualsiasi store. Con un click sarà disponibile sul tuo dispositivo. Con il tuo acquisto contribuirai a far crescere Uslow Web Radio, la radio dell'avvocatura. Da colleghi a colleghi. Uslow Web Radio si ascolta anche tramite telefono. Come? Con la nuovissima applicazione Uslow Web Radio, che puoi scaricare dall'App Store e da Google Play. Con la nuova app di Uslow Web Radio c'è un nuovo modo di ascoltare la radio degli avvocati. Naviga tra le nostre pagine tematiche e approfondisci le materie che ti interessano di più. Puoi ascoltare, riascoltare, approfondire i temi della giustizia, cercare i contenuti e salvarli. La formazione professionale diventa smart. Avevi già scaricato l'applicazione?
l'applicazione? Per i dispositivi Apple fai l'aggiornamento. Per quelli Android devi cercare nello store la nuova app Uslo Web Radio, la radio per gli avvocati. Da colleghi a colleghi, da oggi in tutti gli smartphone. www.webradiouslo.it www.webradiouslo.it. Buongiorno, allora ancora cari colleghi, iniziamo con l'intervista del giorno. È una notizia recentissima e il collega ce ne dà anche un'altra, come ascolterete. Pignoramento di aeromobile a Ryanair. Ryanair condannata a un risarcimento, un indennizzo più che un risarcimento, non paga, e allora il nostro collega di Torino, Alessandro Lazzari, ha deciso di pignorare l'aeromobile all'aeroporto di Torino. Evidentemente è stato efficace, perché sentirete che cosa ha deciso Ryanair. Sentiamolo insieme. Buongiorno ad Alessandro Lazzari, un collega del Foro di Torino. Ciao Alessandro. Ciao Pierluigi, ciao. Ciao, benvenuto su Uslo Web Radio, grazie per essere qui con noi. Alessandro, abbiamo letto una notizia che ti riguarda: Ryanair condannata ma non paga, l'avvocato chiede di pignorare un aereo. Premesso che leggendola abbiamo un po' esultato tutti come Tardelli nell'82, spiegaci che cosa è successo. Ma è successo che nel 2012 io acquistai dei biglietti per un volo che era stato appena preannunciato, e erano stati messi appunto in vendita i biglietti, un volo da Cuneo a Marrakesh. Prendendolo subito spuntai ovviamente in ottime condizioni, e presi anche, tra le proposte della compagnia, presi anche il transfer in pulmino dall'aeroporto di Menara a Marrakesh e ritorno. Presumo che fosse una vacanza organizzata. Sì, in realtà appunto io ho preso solo il biglietto di andata e ritorno per me e la mia famiglia, e il transfer per tutti e cinque. Se non che di lì a qualche mese, l'ho preso molto anticipo ad agosto, di lì a uno o due mesi evidentemente la compagnia si è resa conto che il load factor era insufficiente di quel volo e lo annullò. Annullò chiedendo se avessi inteso essere riprotetto su altro scalo, oppure, o su un'altra data, oppure se avessi inteso ricevere il rimborso. Optai per il rimborso perché le altre soluzioni non erano più utili per me, e loro rimborsarono in effetti nel volgere di pochi giorni il biglietto sulla carta di credito. Non rimborsarono questi 50 euro del transfer che pure avevo comprato attraverso loro. Mi informai poi su un numero di fax a cui indirizzare richieste in tal senso, chiesi in più occasioni, ma il numero di fax fu sempre libero, non rispose mai. Io allegai i rapporti negativi e li tenni da parte, e poi insomma lasciai il fascicolo per qualche anno a giacere sulla scrivania. Quindi poi ti sei rivolto al giudice di pace per ottenere giustizia. Appunto, l'idea è stata bene o male o di archiviare questo fascicolo per questi famosi 50 euro o di farne qualcosa. A un certo punto l'idea, anche con il mio socio Franco Marzio Marzano e con la nostra collega di studio Paola Cisiano, fu quella di dire: vabbè, a un certo punto vediamo di farne un po' un caso per chi come noi, magari non svolgendo la nostra professione, però si può trovare in situazioni simili, anche perché i dati precedenti non riguardano la vendita dei servizi accessori ma riguardano le compensazioni pecuniarie. Certo. E quindi l'idea è stata di così, dando uno sguardo veloce, l'idea è stata di attivare la procedura per le controversie transfrontaliere di piccola entità. Sì, che è molto semplificato ovviamente presso l'ENAC. Sì. No, in realtà no, è una procedura introdotta a livello comunitario. I moduli per avviarla si trovano sul sito dell'Unione Europea, sono nelle varie lingue dell'Unione, si compila in italiano, in questo caso la competenza del giudice di pace, si deposita con contributo unificato. Il giudice può, ma non è costretto, fissare l'udienza, ma se è documentale non la fissa neanche, e a quel punto manda gli atti, si prorroga di tutto il giudice di pace, alla controparte. Se la controparte non risponde, se nel caso appunto si fa udienza, altrimenti pronuncia sentenza. Così è stato, e la Ryanair è stata condannata a pagare i 50 euro, gli interessi, e circa 250 euro di spese tra giudiziari e giudiziari. Sì. Poi è seguita la notifica
Quindi Ryanair non si è neanche difesa nel procedimento? Non si è neanche difesa, ha avviato un contatto tramite uno studio legale esterno, un contatto in cui proponeva un pugno di riso, è stato ovviamente rigettato e si è arrivati a sentenza. La sentenza è stata comunicata, non è stata impugnata, è stato mandato anche una comunicazione allo studio legale che non si è più fatto vivo, e dunque arriviamo a un certo momento, cioè il 13 giugno, abbiamo provato a fare un tentativo di pignoramento presso l'aeroporto di Caselle, mobiliare, pur sapendo, sospettando che difficilmente avremmo trovato qualcosa, si sa come operano queste compagnie in Italia. Certo, quindi, perché il pagamento, la motivazione è che il pagamento avviene tutto elettronicamente, con denaro. Tutti i pagamenti sono elettronici, vanno tutti direttamente a Dublino, esatto. La Ryanair ha sede all'aeroporto di Dublino. In realtà ha una sede una branch amministrativa, una partita IVA italiana con una PEC italiana, quindi le notifiche le ha fatte in Italia, ma a prescindere da questo abbiamo subito il 13 notificato un nuovo atto di precetto ai sensi del codice della navigazione per tentare c'è un termine dilatorio ridotto di 24 ore per tentare poi il pignoramento dell'aeromobile. A Caselle devo dire che si erano già attivati sia la società di gestione sia la polizia per avere tutti gli inforti necessari nell'eventualità, e però una volta uscita la notizia, ancora una volta, che appunto uscirà ancora oggi e domani sui giornali, sulla TV eccetera, evidentemente Ryanair ha forse iniziato a calcolare che l'eventualità tutto ciò forse di pagare. Ma l'articolo in questione è l'articolo 802 del codice della navigazione. Ma sì, in realtà l'802 riguarda più il divieto di partenza, che però riguarda più i crediti delle compagnie aeroportuali, ed è ciò che i crediti delle compagnie aeroportuali usano abitualmente quando hanno un monte debiti da ridurre. Esatto, quindi non rientrano nei crediti. No, in questo privati. Caso è un 1057, quindi proprio il pignoramento dell'aeromobile con tutte le peculiarità del caso. Noi appunto decorsi le 24 ore, quindi già da oggi avremmo potuto caricare gli atti e chiedere il pignoramento dell'aeromobile. Okay. Abbiamo avuto ieri questa comunicazione di questo studio legale esterno, che mai si era peraltro costituito, ma comunque ha detto di parlare a nome per conto della Ryanair. Stamattina è arrivata la diffusione di bonifico, aspettiamo su conto corrente. Perfetto, quindi ci stai dando praticamente la notizia in anteprima che si è sbloccato tutto grazie a questo. Si è sbloccato tutto grazie a questa iniziativa. Appunto, il caso era interessante in effetti da raccontare, anche perché appunto è forse il primo caso che vero. È fatto su servizi accessori, laddove peraltro Ryanair ha iniziato credo da una decina di giorni a vendere pacchetti vacanza online, quindi questo può essere particolarmente interessante come precedente, insomma. Esatto, infatti anche per i nostri colleghi che ascolteranno la tua vicenda. Bene Alessandro, ti ringrazio a nome di tutta la redazione di Uslow Web Radio, ti faccio nuovamente i complimenti per questa vittoria, ma soprattutto soddisfazione professionale, creazione grazie, di un precedente. Sicuramente era una questione, diciamo così, carina, piacevole, interessante da raccontare e da sviluppare, così abbiamo fatto anche per creare un precedente che fosse utile da richiamare in seguito. Assolutamente sì. Grazie, allora io ti saluto, ti do appuntamento quando vorrai nelle nostre frequenze della radio da colleghi a colleghi. Un caro saluto Alessandro. Molto volentieri, ciao Pierluigi, grazie. Ciao. Uslow Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Da colleghi a colleghi. Le 7.29, ancora in diretta, molto interessante l'attualità ascoltata con questa intervista realizzata da Pierluigi Serra, e sempre Pierluigi è andato ad ascoltare invece il collega Alfredo Serra del Foro di Napoli, perché il 12 giugno è intervenuto la conclusione di un importante protocollo, un accordo tra AIGA nazionale e l'ente nazionale per il microcredito. Andiamo ad ascoltare di cosa si tratta. In linea con noi quest'oggi su Uslow Web Radio il collega Alfredo Maria Serra. Ciao Alfredo.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno e grazie per essere qui con noi. Tu sei presidente della sezione di AIGA Napoli, ma ti intervistiamo perché hai curato la redazione di un protocollo d'intesa tra AIGA nazionale e l'ente nazionale per il microcredito. È stato firmato pochi giorni fa. Ci racconti di che cosa si tratta e che tipo di sinergie va a ricercare? Sì, abbiamo firmato come AIGA, come tu ricordavi, un protocollo d'intesa con l'ENM, cioè l'Ente Nazionale per il Microcredito, rappresentato dal Presidente, dall'Onorevole Mario Baccini, e abbiamo firmato questo protocollo proprio al fine di sfruttare quanto più possibile le sinergie che ne verranno fuori. L'Ente Nazionale per il Microcredito, come è noto, si occupa di promuovere, indirizzare, agevolare, valutare e monitorare tutti gli strumenti microfinanziari sia promossi dall'Unione Europea sia promossi a livello nazionale. Uh-huh. In realtà eredita quello che era il compito del Comitato Nazionale Italiano Permanente per il Microcredito e quindi svolge quella che è una funzione di promozione e anche di elaborazione di quelli che sono strumenti di microcredito e microfinanza. È chiaro che noi come associazione siamo interessati alla promozione di questi strumenti perché sono misure di sostegno a favore soprattutto dei giovani avvocati, dei giovani professionisti che negli ultimi anni, come è noto, affrontano momenti di particolare crisi ed è per questo con tale finalità che abbiamo inteso curare l'intesa con l'Ente Nazionale per il Microcredito che con grande sensibilità ha ritenuto opportuno siglare questo protocollo d'intesa con l'AIGA. Ci occuperemo di collaborare con gli esperti dell'Ente Nazionale del Microcredito per la ideazione e creazione di misure e strumenti, come dicevo, di microfinanza per l'attività dei giovani professionisti e tra l'altro individueremo anche una serie di professionisti, di avvocati, i quali potranno svolgere anche attività di consulenza specialistica nei confronti degli utenti del microcredito. Questo è in linea di massima l'intesa che poi verrà sviluppata nell'ambito e declinata nell'ambito di tutte le nostre sezioni territoriali. Ma ecco, appunto l'accordo prevede solo insomma una ricerca di bandi adatti per i giovani avvocati oppure anche lo studio di misure dedicate specificamente ai giovani avvocati? Assolutamente, sia la fase della ricerca, studio e monitoraggio delle misure di sostegno e di microcredito e microfinanza per i giovani avvocati, sia anche proprio la creazione e l'elaborazione dello strumento, cioè lo studio e il monitoraggio non sarà solo finalizzato a fotografare quello che è il cosiddetto stato dell'arte, dei progetti o dei bandi realizzati a livello regionale o a livello europeo, ma sarà anche finalizzato a creare d'intesa con l'ente nazionale e con il supporto dell'AIGA e di chi vorrà collaborare e partecipare a creare nuovi strumenti a favore dei giovani professionisti. Peraltro, essendo noi l'associazione maggiormente rappresentativa dei giovani professionisti, possiamo, credo, ben interpretare quelle che sono le esigenze dei nostri associati. Naturale, naturale. E senti, i vostri associati riceveranno anche delle informazioni periodiche, un report, una mailing list da cui potranno avere le informazioni sugli strumenti presenti e i bandi a cui possono accedere periodicamente? Assolutamente, ovviamente ora siamo in una fase di start-up del protocollo d'intesa, provvederemo a individuare quelle che sono le diverse fasi, la prima è appunto quella dell'organizzazione di momenti di condivisione, interlocuzione e collaborazione tra gli associati AIGA e l'Ente Nazionale del Microcredito e tutte quelle che sono le attività che noi cercheremo di mettere in campo con il supporto dei collaboratori dell'ente verranno a essere oggetto di informazioni dei nostri associati, ma ciò lo faremo non solo con una divulgazione attraverso la mail list, attraverso il nostro sito, le pagine Facebook e quant'altro, ma anche attraverso proprio degli incontri sui territori. Si ripresenta che noi abbiamo sezioni dislocate in tutte le regioni d'Italia e che hanno necessità anche di conoscere di visu quello che sono lo strumento che può essere utilizzato, non solo di leggerlo all'interno di una mail. Quindi ci sarà sicuramente l'informazione, ma ci sarà anche la proiezione territoriale dei rappresentanti dell'ente che andranno a spiegare sezione per sezione quelli che sono gli strumenti che i nostri associati possono utilizzare e possono intercettare.
Bene, Alfredo, io ti ringrazio perché ci hai dato delle informazioni molto utili e tutti speriamo in queste misure, sia naturalmente per avere accesso alla liquidità, ma anche ritengo e penso che sia questo un po' anche lo scopo, che comunque è un ambito che crea anche delle nuove professionalità per la nostra avvocatura. Sì, io ringrazio te e hai detto bene, noi abbiamo il compito di reagire a questo stato di cose, di non avere alibi e di cercare di fare il più possibile. E questo è lo spirito che ci piace. Grazie ancora Alfredo, un caro saluto. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Ciao. Uslo Web Radio 331-3097-852 www.webradiouslo.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi Uslo Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. 7.35, cari colleghi, è venerdì, siamo su Svegliati Avvocatura, io sono Pierluigi Serra. Abbiamo concluso la pagina delle interviste, come avete sentito, con questo accordo tra l'AIGA nazionale e l'Ente Nazionale per il Microcredito, quindi ci saranno più strumenti e più opportunità per noi giovani avvocati. E iniziamo la rubrica delle pillole con le energie rinnovabili, il nostro collega Arturo Covello, che ci parla di strumenti di trading online per le energie rinnovabili in Europa. Sentiamolo. Buongiorno a tutti e ben ritrovati a questo nuovo spazio dedicato alle energie rinnovabili. Questa mattina parleremo di investimenti nelle rinnovabili anche alla luce dei recenti sviluppi della politica energetica internazionale. E infatti di alcune settimane fa l'annuncio da parte del Presidente degli Stati Uniti di voler abbandonare gli accordi di Parigi sul clima, circostanza quest'ultima che indubbiamente può inficiare il raggiungimento dei target siglati proprio all'esito della conferenza sul clima di Parigi. In controtendenza con la politica energetica di Trump, qui in Europa si affaccia sul mercato una nuova utility tesa ad ampliare ed arrobustire il mercato delle energie rinnovabili attraverso l'ampliamento della platea dei soggetti che possono intervenire finanziariamente nelle operazioni legate ad impianti da fonte rinnovabile. L'approccio nuovo è rappresentato dalla possibilità che a fare trading online non siano più solo i fondi di investimento o i capital venture, ma anche i piccoli risparmiatori. L'iniziativa parte da una joint venture tra una società produttrice di energia da fonte rinnovabile ed una startup attiva nel mondo dell'information technology. L'idea è quella di mettere in contatto diretto i produttori di energia verde con i potenziali piccoli investitori attraverso il sistema del crowdfunding. Nello specifico, una volta registratosi sulla piattaforma, l'investitore potrà visualizzare gli impianti per i quali viene chiesto il finanziamento, avendo evidenza di tutte le caratteristiche degli impianti, nonché dei rendimenti relativi al tasso dell'investimento, lasso temporale dell'investimento. Inoltre l'investitore potrà scegliere quante quote sottoscrivere, nello specifico si parla di una sottoscrizione minima di 500 euro, rimanendo comunque libero di cederle in ogni momento senza dover attendere il fine vita dell'impianto. Dal punto di vista finanziario, l'operazione viene strutturata sulla prassi del contratto di factoring, quindi il proprietario dell'impianto vende anticipatamente l'importo dell'incentivo riconosciuto all'impianto stesso e l'investitore acquisisce tale credito rivalutato. Al momento tale piattaforma è operante solo in Germania, ma è indiscutibile che se vi sarà un riscontro positivo potrà essere un'esperienza replicabile anche in Italia. Vi saluto e vi auguro una buona giornata e vi rimando alla prossima pillola sulle energie rinnovabili. Scarica la nostra app Uslo Web Radio per Apple e Android. Le 7.38 e continuiamo nell'assunzione delle pillole, lo facciamo con quella realizzata da Vincenzo Grieco e il suo radiocorso Atti e Pareri, ci parla della questione giuridica, come affrontarla e come stare attenti, insomma tutti i consigli in questo caso, andiamo ad ascoltare.
Buongiorno svegliati avvocatura, settima puntata del radiocorso Atti e Pareri. Come promesso, oggi risolveremo una questione giuridica frutto di una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, intervenuta di recente sul punto. Non sottraiamo altro tempo, iniziamo. Questa la potenziale traccia. A seguito di una ricognizione di debito, Tizio riconosce di dovere, a titolo di prestito personale, la somma di 100, ricevuta da Sempronio il 17 giugno 2014, impegnandosi a rifondere quest'ultimo nel termine di 12 mesi dalla data in cui la somma è stata ricevuta. Nonostante la promessa unilaterale, Tizio non adempie all'obbligo assunto, spingendo Sempronio ad intraprendere apposita azione giudiziaria. Nell'ambito del giudizio, tuttavia, a fronte dell'istanza attoria di Sempronio, tesa all'ottenimento non solo della somma prestata, ma anche del maggior danno subito, Tizio resiste adducendo che nessun maggior danno poteva essere riconosciuto, in quanto Sempronio alcuna prova aveva fornito in merito al documento giustificativo della pretesa risarcitoria. Assunte le vesti del legale di Sempronio, il candidato rediga motivato parere, chiarendo al proprio assistito quale scelta difensiva è opportuno effettuare. Orbene, una traccia del genere può, primo acchito, porre una serie di interrogativi. Tuttavia, solo una è la questione giuridica valevole a risolvere il caso sottoposto. La domanda che dobbiamo porci è la seguente. In un giudizio avente ad oggetto la restituzione di una somma di danaro, oltre a provare il rapporto fondamentale da cui il diritto di credito nasce, occorre provare anche il maggior danno, ai sensi dell'articolo 1224,2 del Codice Civile? Posta la giusta questione, rintracciare la soluzione è presto detto. La Corte di Cassazione, nella pronuncia numero 1506 del 2014, aderendo ad un orientamento precedente, ha stabilito che il maggior danno, ex articolo 1224,2 del Codice Civile, è dall'ordinamento presunto, quantificandolo mediante il rapporto tra rendimento medio dei titoli di Stato su base annuale e gli interessi legali, stabiliti di anno in anno con decreto del Ministro dell'Economia e della Finanza. Resta salva la possibilità per il debitore di provare che il creditore non ha patito alcun danno. Come possiamo vedere, individuare la questione giuridica sottesa ci permette agilmente di individuare il quesito che il commissario intende proporci e, mediante l'ausilio dei codici annotati, reperire la giusta pronuncia. In conclusione, il nostro parere dovrà concludere che alcun onere probatorio incombe su noi, lasciando che il giudice rigetti l'eccezione del convenuto, riconoscendo la fondatezza della nostra pretesa. La prossima volta ci occuperemo di risolvere un caso recentissimo di diritto penale, ritenuto altamente papabile per i risvolti pratici che sta avendo nell'ultima manciata di mesi. Alla prossima e svegliati avvocatura! Hai qualcosa da dire? Hai qualcosa da dire? Contattaci webradio@uslow.it. Uslow Web Radio, la rubrica delle pillole, e terminiamo con Caffè 2.0 di Valentino Spataro, che ci parla di un fenomeno che sta prendendo piede in quest'ultimo periodo, proveniente probabilmente dalla Cina. Cercano di acchiappare i nostri domini con una sorta di raggiro online. Valentino Spataro ce lo descrive, quindi staremo attenti grazie a lui. Valentino Spataro. Caffè 2.0, reti unificate con Uslow Web Radio. Oggi vi parlo di domini internet. Allora, so che la cosa fa quasi ridere, perché ormai tutti pensano semmai a una pagina Facebook, o comunque usano di più il proprio account personale, ma esiste ancora tanta gente che si propone per presentare i propri progetti in modo organico e a casa propria con un proprio sito internet, con un proprio dominio. Io ho un dominio tra i tanti da una decina d'anni che ho usato a fasi alterne, provando ora in un modo, ora nell'altro, ed è ormai da un annetto che lo uso in modo continuativo per dare informazioni sui musei. Si chiama emozionarte.it. La cosa divertente è che mi arriva una email scritta in inglese, anche abbastanza senza nessun errore, con riferimento che una certa società cinese vorrebbe registrare emozionarte.cn, emozionarte.bla bla, eccetera eccetera, tutti i domini cinesi, quindi chiede informazioni.
chiede informazioni, cioè cosa vuole sapere? Se io sono il legittimo titolare, chiede questo, se sono il titolare di emozionarte.it. Chiaramente da lì inizia una discussione, inizierebbe una discussione, perché se uno risponde sì, sono emozionarte, cosa vuoi da me, a quel punto loro potrebbero comunque avviare una trattativa e fare delle proposte, che mi aspetto essere di un certo tipo. E infatti, divertendomi a parlarne su Facebook con la gente, con i miei follower, cosa scopro? Scopro che è una tecnica comune. Viene detto che c'è un altro che vuole registrare il tuo dominio cinese, se tu paghi loro, loro lo registrano per conto tuo. Loro lo registrano per conto tuo a posto del loro cliente, che evidentemente non è mai esistito. Vallo a controllare in Cina. La cosa mi diventa ancora più simpatica perché in questo periodo ho registrato vari domini e Fantomatica, da un fantomatico gestore di motore di ricerca, dicendo che ho pochissimi giorni per attivare la mia presenza sui motori di ricerca. E ogni volta che io registro domini, anche i miei clienti mi dicono: ma cosa devo fare? Ma cosa devo fare? Ma cosa devo fare? Ecco, il problema è che alcune email sono importanti, sono da seguire, perché alcune email consentono lo sblocco, il riconoscimento del cliente. È vero che questa cosa è stata semplificata, però ci sono alcune email che devono essere viste dopo che uno si registra. E quindi diciamo che c'è una sensibilità maggiore a seguirle e a rispondere. Ecco, fate attenzione, affidatevi sempre a quelli che sono abituati a lavorare su internet e subiscono un pochettino queste dolci, si fa per dire, violenze da parte di chi ci prova e semplicemente le scarta. Quindi fate attenzione, sempre più email vengono da fornitori affidabili, quindi carte di credito, banche, PayPal e quant'altro, oppure i vostri fornitori di servizi online. Non sono quasi tutte vere, alcune sono vere se ve le aspettate, quelle che non vi aspettate, controllatele sul sito. A tutti, Spataro, caffè20.it. Uslo Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Da colleghi a colleghi. Le 7.46 ed è arrivato uno dei momenti clou della nostra puntata del venerdì, come al solito, perché è lo spazio dedicato a Stupidarium Iuris e alle classifiche dei post più simpatici. Lo facciamo perché abbiamo in diretta con noi ospiti, come al solito, Venera Micichè. Buongiorno Venera. Buongiorno, ciao a ecco, tutti. Ben alzata. E insieme... Si sente? Sì, bellissima. Insieme con te c'è Lucia Scala. Il rumore di Lucia. Buongiorno, buongiorno anche da me. Benvenuta insieme anche io con sono me. Sono bellissima. Benissimo, insieme con me c'è anche Pierluigi Serra. Ciao Pigi. Ciao. Allora. Io do il buongiorno anche al cuscino di Venera. Caruccio. Allora ragazze, iniziamo a snocciolare questa classifica. Chi lo fa per prima? Chi affronta la presidenta? La presidenta. Allora, cominciamo con le chicche dei nostri clienti. Signor giudice, l'imputato vorrebbe rendere delle dichiarazioni spontanee. Il giudice: allora, signor X, che mi dice? Imputato: no, che mi dice lei, signor giudice? Mi avete invitato voi. È così, è questione di priorità. Sì. E poi io... c'è anche questo, non ho capito se un cliente o un collega, il consulente del lavoro avvocato. Vai. Sì. Il consulente del lavoro avvocato è carino, perché una persona dice: avvocato, mi hanno detto che lei è anche consulente del lavoro. Il collega dice: no signora, veramente sono avvocato del lavoro, non sono consulente. Cioè, vabbè, non lo volevo offendere, ma in ogni caso, visto che si occupa di lavoro, non è che le posso portare mio figlio che non riesce a trovarlo? Così gli fa una consulenza. carina anche questa. Ragazze, poi forse possiamo aprire lo spazio delle pillole di Stupidarium, perché esatto, ci sono 4-5 da sparare velocemente una dietro l'altra. Chi lo fa? Allora, sempre comincio lei, io. Una per uno, dai. Avvocato, per trovarla a telefono ho dovuto passare le periperlizie. A me ha fatto venire le peperlizie quella pubblicità degli anni era 90. La peperlizie, infatti, era veramente
avvocato, abbiamo vinto, il mio assistito ha trovato un testimone anulare. Il signor avvocato, basta. Avvocato, ma il barbonaggio è reato? Vai. Avrei un consiglio da chiederle, ma volevo prima sapere, avvocato, se lei è afferrato alla materia. È ben saldo. E poi questa è capitata a me l'altro giorno, l'ultima volta. Avvocato, tranquillo, dammi del tu. Non l'avevo scritta io, ma è successa. Ma senza pensieri. No, a me in realtà ieri è successa una che non ho scritto, cioè uno per telefono molto anziano mi fa vabbè, perché purtroppo abbiamo questi parenti un po' anziani, poi purtroppo lei è un avvocato donna, purtroppo. A proposito, ragazze, a proposito di purtroppo, capitano mai quei clienti che entrano in studio trionfanti ma purtroppo? Sì. Avvocato, scusi se vengo da lei senza fissare un appuntamento. Prego, si accomodi. Ma lei sta piangendo? No, avvocato, è che le gioie arrivano ogni tanto nella vita. Sono proprio felice, sono lacrime di gioia. Ah, bene, suppongo che le gioie di cui parla siano riferibili a quel documento che stringe tra le mani. Sì, avvocato, se mi chiama ancora così, dice, gli faccio passare la gioia. Mi porge la reliquia che a sua detta vorrebbe incorniciare e bla bla, perché anche il giudice ha capito, guardi, non ha idea, finalmente è finita, avvocato. E niente, era solo un avviso 415 bis, un avviso di conclusione delle indagini preliminari. Senta, dice l'avvocato, per la cornice le consiglierei di aspettare. Le indagini, però, giustamente, si sono concluse. Il giudice aveva concluso. Aveva ragione lui. Era commosso. Ma un altro per contestare le multe all'autovelox, vero? Sì, perché questo collega scrive di questo signore che va felicissimo, anche lui, tipo quello della cornice, insistendo che dovessero contestare un verbale, perché aveva beccato un autovelox e l'autovelox, a suo dire, non sarebbe stato segnalato. L'avvocato gli dice, guardi, io lo conosco, ci passo spesso, è segnalato. Il cliente dice, no, le assicuro, immagino, che non è segnalato. Dice, ma come fa a essere sicuro? Avvocato, stia tranquillo, sono tornato indietro, ho tolto il cartello e l'ho buttato nel canale. Più sicuri di così. Mi ricorda un mio vecchio cliente che in un sinistro stradale. Ma guardi, lei era obbligato a dare precedenza perché c'era il segnale di stop. No, avvocato, hanno cambiato la segnaletica stanotte. E allora poi invece accade che negli incontri di formazione accade di qualcosa a Venera. Sì, ai corsi di formazione c'è stato un corso di aggiornamento in cui si parlava di detenzione di animali domestici in condominio e si sentì un collega dal fondo della platea chiedere: io c'ho mia suocera, vale come animale domestico? 3 crediti formativi. Ma pure 6. Anche 6. Visite medico-legali? Visite medico-legali anche questa settimana, questa è tipo malattie imbarazzanti, perché visita, dibattito, eccetera, eccetera. Non la voglio sentire, questa non la voglio sentire. E neanche lui la voleva sentire, perché il medico fa accosciare il signore e parte un peto nell'accosciamento. La natura è così, non è che la puoi... Non si può immaginare la scena, scusate. È bellissimo guardare, cioè, l'immagine dell'avvocato che piange dalle risate dicendo non ce la faccio. Oh, sì. Ovviamente sono tutti scappati dalla stanza. Penso di sì. Content. Questo era... No, e infatti... Ma capisce, ho sentito una... Sono mi fa schifo. Lo avete riconosciuto. Questo è il signor Gutenberg Guttalax. Buongiorno. Io sono il signor Gutenberg. Buongiorno. Come buongiorno, va in Germania? Va molto bene, tutto perfetto.
Li pignorano gli aerei in Germania, signor Guttalax? Ma non si azzardano nemmeno, non esiste proprio. Infatti ho sentito questa schifezza per Ryanair, è proprio una vergogna, una vergogna. Senta, signor Guttalax, invece le volevo chiedere, ma lei accompagna i suoi clienti alle visite medico-legali? Li fa accosciare? No, non ci penso nemmeno, i miei clienti sono autonomi e se non lo sono gli compro il pannolone. Senta, signor Guttalax, ma vuol fare una domanda a Venera Miccicheo, a Lucia Scala di Stupidarium Iuris? Che cosa vi vuol chiedere? No, io non ci parlo con quelle due perché ogni volta mi disgustano, sempre abbassano la categoria. E poi questa settimana sono disgustato dall'Italia perché avete abolito il processo penale. Processo penale. Ma come va invece in Germania? Voi siete i principi, siete avanti a tutto, così con il processo civile telematico, è vero? Anche nel processo penale siete... No, il processo civile telematico è abrogaten, l'ho già detto questo. Allora, invece abbiamo abrogato la prescrizione lunga, prescrizione in 2 giorni, quindi in 1 giorno e mezzo ti condanniamo. Benissimo, ma voi avete i testimoni anulari di solito nel processo penale, è vero? No, abbiamo solo gli anulari, perché la pena in Germania è il taglio dell'anulare. Va bene, signor Guttalax, noi insomma non ce l'aspettavamo questa sua incursione, la ringraziamo. Ma io vi ho chiamato perché sono disgustato, da queste due signore che veramente non capisco perché continuate a invitare. Ma guardi, è un piacere per noi avere queste due colleghe, tra l'altro, che insomma mettono in ombra anche l'apporto di Pierluigi Serra, che intanto se n'è andato. Lo conosce Pierluigi Serra? Sì, è veramente un cialtrone, Io ho chiamato per dire che lui essere cialtrone, dobbiamo condannare, dobbiamo tagliare, annullare anche a lui. Tagliamo i ponti con la Sardegna, signor Guttalax. Allora noi la salutiamo, buon fine settimana e buona domenica, mi raccomando. Arrivederci a Berlino. E allora Venera e Lucia, noi vi ringraziamo, mi raccomando, perché ho visto già delle belle cose scritte sulla pagina di Stupidarium Iuris, e sicuramente entreranno nella classifica, nella prossima classifica dalla prossima settimana. E poi la prossima settimana parleremo di una cosa molto importante, non diciamo nulla per ora. No. È una sorpresa. È una sorpresa. E anche allora... se è già stata ampiamente annunciata, però la prossima settimana vi sapremo dare maggiori notizie. Bene, lo diremo in radio. Allora, grazie ancora, buon fine settimana a voi. Grazie, altrettanto. Ciao, buon fine settimana a tutti. Ciao, grazie, ciao. Un passaggio in regia e siamo di nuovo qui per i saluti finali. Slow Web Radio presenta Aspetti giuridici delle web radio. La radio si evolve e transita dalle frequenze al web. Aspetti giuridici delle web radio è il primo manuale sulle web radio, scritto da Valentina Carollo, edizioni Uslow Web Radio. Acquista l'ebook a soli €4,99. Cercalo su Amazon o su qualsiasi store. Con un click sarà disponibile sul tuo dispositivo. Con il tuo acquisto contribuirai a far crescere Uslow Web Radio. La radio dell'avvocatura. Da colleghi a colleghi. Uslow Web Radio trasmette i tuoi eventi in diretta. Contattaci webradio@uslow.it. Le 7:58 e siamo in conclusione quindi anche della puntata del venerdì di Sveglia di Avvocatura su Uslow Web Radio. Un saluto in particolare da me, Pino Gallo, a tutti gli amici e colleghi in ascolto. Buona giornata e buone udienze. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslow Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati
in onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.